Salutiamo anche a Leonardo Tartufoli che manca a questa partita perché deve fare un grande evento, quindi da parte di tutta la Sagrada Basket buona festa a Leonardo Tartufoli. Inoltre salutiamo anche Giovanni Lucci che ha disputato varie partite con la Sagrada per tutto l'anno 2011-2012 e quest'anno giocherà con Sangio Porto San Giorgio. Queste sono le notizie, quindi un augurio a questo brillante ragazzo da parte di noi dello staff di Twin Sebastiani e da tutta la Sagrada Basket e i loro compagni. Ricordiamo il punteggio, 64 Sagrada Basket contro i 26 del Monte Granaro. Altro fischio da parte dell'arbitro. Alla rimessa i gladiatori della Sagrada Basket. Numero 8 Minnucci, 22 Angeletti che porta avanti la palla, recupera e intercetta la palla il numero 20 del Monte Granaro che sotto canestro sbaglia, recupera il numero 15 Morresi Riccardo, sbaglia canestro, recupera ancora Angeletti ma sbaglia anche Angeletti. Bel intervento da parte del numero 10 Sebastiani Gianluca che tira a canestro, anche lui purtroppo sbaglia, intercetta la palla il Monte Granaro che avanza, numero 8 della Sagrada Basket, Minnucci, fischia l'arbitro, ferma il gioco. Rimette la Sagrada.
prende la palla Morresi al tiro, canestro, ottimo canestro, altri due punti per la Sacrata che si porta a un punteggio di 66 contro i 26 della squadra ospite. Bell'intervento da parte del numero 10, Sebastiani, Gianluca, Morresi sotto canestro, tira ma non riesce a concludere, però riconquista la palla, sempre il numero 10, Sebastiani, Morresi, Minnucci, ottimo da parte del numero 8, Minnucci, che riesce ad insaccare la palla nel canestro. Si riparte, fischia l'arbitro, Minnucci tocca col piede, involontariamente. 6 minuti al termine del terzo quarto. L'arbitro si sta consultando con gli altri dirigenti al tavolo. Si riparte, sbaglia la Sacrata e secondo tiro, il numero 20 riesce a conquistare un canestro e due tiri liberi. Ricordiamo che all'evento manca Tartufoli Leonardo, che purtroppo non è potuto intervenire in questa partita, quindi salutiamo Leonardo, il papà Pedro e la mamma Roberta, sostenitori e grandi tifosi di questa squadra, e da parte noi tanti auguri a Leonardo. Inoltre ricordiamo Giovanni Lucci, che purtroppo per motivi, se si può dire, di viaggio ha dovuto cambiare società. A noi ci fa piacere comunque che questo ragazzo seguiti a giocare nel mondo del basket, non interessa con quale società, l'importante è che Giovanni si diverta, impari e si scontri contro i compagni che per un anno ha giocato con loro. Un auguro da parte del nostro staff www.twinsebastiani.it e un caloroso saluto da parte di tutti i ragazzi della Sacrata Basket. Salutiamo anche il papà di Giovanni, Walter, che è stato un nostro collaboratore per un anno nelle sue cronache e interviste, e ci ha fatto piacere anche l'ultima intervista che ha fatto per salutare la nostra società, dicendo che suo figlio si è trovato molto bene con la Sacrata e che ha imparato molto in base a questo gioco del basket. Poi salutiamo la mamma Elisabetta e il fratellino che quest'anno gioca col settore giovanile del Porto San Giorgio, sempre il basket. Allora, terzo quarto, stiamo 4 minuti e 52 secondi alla fine di questo tempo. L'arbitro fischia due tiri liberi per la Sacrata Basket, dove Gianluca Cervellini con il numero 16 riesce a infilarne uno. Si riparte, ora c'è stato un cambio, Nicolò Purifico con il numero 9, anche per lui è la prima partita
di campionato Under 15 Eccellenza. Visto il risultato 72-31, è pure giusto che il coach Saccoccia faccia giocare questi ragazzi che purtroppo per un motivo o per un altro, o di scuola o per altri eventi, non sono a volte presenti e quindi non possono essere convocati. Quindi a noi ci fa piacere che questi ragazzi oggi giocano e si impegnano veramente in questo sport. Mibaldi sotto canestro, prende una botta sul naso ma sembra tutto a posto. Fischia l'arbitro, palla ai gialli. L'arbitro riprende il ragazzo di Montegranaro, il numero 7. Si riparte, passa la mezzo campo il Montegranaro, il numero 9, canestro. Abbiamo dei tiri liberi per il Montegranaro, il numero 9, a distanza al canestro, pronto per tirare. Primo tiro, primo canestro, bravissimo. Bella parabola da parte la palla. Secondo tiro, piegamento sulle gambe del numero 9. Batte il ferro e il ferro purtroppo non perdona, buttando fuori la palla. La sagrata l'attacco, non il numero 12, il numero 15, Morresi e Nibaldi non si capiscono e la palla viene persa. Rimessa da parte dei gialli del Montegranaro, numero 14 al numero 7, attacca il numero 7 portandosi sull'ala destra del campo. Sotto campo da parte del 20, entra in canestro e non perdona il ferro, purtroppo sputa il pallone fuori che Nibaldi riesce a portare il pallone nell'area avversaria e fare canestro. Comunque possiamo dire che l'arbitraggio è perfetto, anche perché gli arbitri stanno tenendo la partita sotto controllo e quindi finora tutto regolare. Ai 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 ai, da parte del numero 14, scivolata del numero 9 del Montegranaro. Ai tiri liberi la squadra ospite, ricordiamo il punteggio, 74 la sagrata, 36 Montegranaro. Tiro libero, il numero 9, primo canestro effettuato, secondo tiro e secondo canestro effettuato. Bravo, bravo il numero 9, ottimo movimento per il tiro al canestro, piegamento sulle gambe e ottima parabola anche da parte del pallone che riesce a entrare quasi perfettamente sul cesto del canestro. Palla a terra, altro cambio da parte del Montegranaro, esce il 15, entra il 12. Ai tiri liberi il numero 16, Cervellini, bel canestro, 77-38, bellissima partita. Fischia l'arbitro,
una scorrettezza da parte della Sagrada Basket, e quindi si ritorna ai tiri liberi da parte del Montegranaro, sempre il numero 9. Bravo, bravissimo il numero 9 del Montegranaro. Ricordiamo che purtroppo non possiamo dire i nomi perché siamo sprovvisti di lista e dobbiamo chiamare i ragazzi del Montegranaro con il numero. Ricordiamo che siamo al palazzetto dello sport di Montegranaro, dove la partita ha avuto inizio alle ore 11:30, quindi si sta giocando con Sutar Montegranaro, Sagrada Basket Porto Potenza Picena. La partita è regolare, anche se gli ospiti sono in un punteggio abbastanza elevato, però il Montegranaro, ragazzi, il Montegranaro si difendono molto bene. Ricordiamo che la Sagrada Basket alla prima partita contro Libertas Victoria Scavolini e Victoria Pesaro, purtroppo per una squadra di mezzata, hanno combattuto ma hanno perso, mentre siamo a conoscenza che la Montegranaro contro il Recanati ha disputato un'ottima partita battendo i recanatesi. Attacca il Montegranaro, il numero 12, il numero 20, tira a canestro, batte il ferro, la palla fuori, recupera il numero 14 Alessandro Sebastiani con il numero 16 Morressi, Stacchiotti, Cervellini e canestro. 1:15 alla fine del terzo quarto, sempre Cervellini che recupera la palla sotto canestro e altro canestro per la squadra della Sagrada Basket. Soddisfatto l'allenatore Saccoccia, soddisfatti i loro sostenitori, il tifo, soddisfatto anche il presidente e soddisfatto anche Francesco Pasquali, responsabile settore giovanile della Sagrada Basket, che oggi è presente e si gode questa partita. Tiri liberi, numero 15, Cervellini. Allora, cambio da parte della Sagrada Basket. Allora, esce Cervellini, facciamo riposare un po' Cervellini, entra Francesco Emiliani, esce Nicolò Purifico, facciamo riposare Nicolò, e entra il numero 23, Chiaramoni Francesco. Primo tiro per Morresi, ai Morresi. Questi tiri, oh, canestro, e quindi si sblocca il risultato da 83 andiamo a 84 contro i 39 del Montegranaro. 43 secondi alla fine del terzo quarto, via da parte dell'arbitro, il 9 all'attacco, fischia l'arbitro e canestro. Bravo il 9, non sappiamo come si chiama, comunque sta disputando un'ottima partita con i suoi compagni, si stanno veramente impegnando, e a noi ci fa piacere che questi ragazzi seguitino a fare questo sport, uno dei sport più belli del mondo, che ci sia rivalità e che ci sia amicizia quando si incontrano per strada, cosa fondamentale, essere educati e precisi.
14 Alessandro Sebastiani, Chiara Ammoni, Francesco Emiliani, Sebastiani, perde la palla Sebastiani, un disguido nel girarsi, recupera il 20, il 20 fa delle prodezze nei recuperi, ma purtroppo è sfortunato quando tira a canestro. Alessandro Sebastiani sotto canestro, due passi, ma non riesce a inseccare. Finisce il tempo, 83 a 42.